Quanto ci vorrà prima che i miei soldati sappiano usare quei fucili? Almeno qualche settimana. Ormai i giannizzeri sapranno che li abbiamo traditi. Ma dispongono delle risorse per vendicarsi? Ne dubito. La battaglia del sultano contro Selim prende gran parte delle loro attenzioni. Che diavolo è questo tanfo? Perdonate, Emanuele. Alcuni di questi prigionieri ottomani sono così fragili. Shakulu, cercate di contenere l'ira. So che il sultano ha umiliato la vostra gente, ma non c'è alcun bisogno di sputare sui nostri sottoposti. Tu prendi la donna dalla prigione e portala nella cappella. Shakulu, non ho la chiave. Trovala. Chi ce l'ha la chiave? Tu? Credo che ce l'abbia Nicholas. È il permesso al mercato. Per la miseria! Vorrei passare quell'uomo a fil di spada! Ehi, ehi! Tienitelo per te, d'accordo? Problemi?
Sei presa comoda. Non c'è di che. Buon Dio. Ma che cos'è? Non tutti sono stati fatti prigionieri. Poveretti. Che Dio vi accolga. È stato quel turco rinnegato. Sciaculo. Io lo ammazzo. Ferma. Non sei granché collaborativa. Sono qui per salvare i miei uomini, non per fare amicizia. Perdi qua. Quella corazza è troppo spessa per i proiettili. Mi toccherà avvicinarmi. Janos.
Dobbiamo aiutarlo. Chiunque tragga piacere dall'assassinio non merita pietà. Pietà, sei un uomo morto! Qualunque cosa voglio, siete voi. Bastardo, sentivo proprio morire. E sì. Che tu sia benedetta, Dilara. Ce la fai? Evette. I fucili che avete portato dovrebbero essere distrutti. La maggior parte non funziona nemmeno. Ma la polvere da sparo è vera. Non potevamo far altro. Bene. Restate nascosti finché non udite le esplosioni. Poi correte. Esplosioni? Se fai una cosa simile, scatenerai l'inferno. Getterai la città nel panico. Sì, conto proprio su questo. E poi? Poi troverò Manuele Paleo. Se vi serve aiuto, qui siete il benvenuto! Dannazione! Lo sto perdendo! Dio santo, salvami! Non fatemi del male, Fendi! Venite a farvi curare! Benessere per tutti!
Siamo noi a uccidere da queste parti. Voglio sapere chi è stato. Lavoro troppo. Tutto questo altare. Ma se ho smesso di bere un mese fa. Credete di poter fare tutto quello che volete? Tutto il senno. Santissimo cielo. Piano! Questa è polvere da sparo, non miglio! Ce l'ho! Non lo vedo più! Oggi, cane. Non ci sfuggirà. Pronti?
Non pensare che non mi divertirò. Su di lui! Abiti curiosi. Deve essere un francese. Ora! Un sabotaggio! Mettetemi in salvo! Fatti da parte! Cittadini! Soldati! Calmatevi tutti! Non cedete alla paura! Siamo noi i veri pastori di Costantinopoli! Siamo i signori di questa terra! Noi siamo bizantini! Coraggio! Siate forti! Non lasciate che qualcuno fia... Oh, diavolo! Quell'uomo! Abbattetelo!
invitati a riflettere. Pensa alle vite che hai spezzato quest'oggi, al disordine che hai seminato qui. Forza! Mi terrò le tue orecchie come... Ti approfitti di un popolo povero e perseguitato, usandoci per favorire la tua vana missione. Ma noi ci battiamo per la dignità, assassino. Per ridare la pace a questa terra martoriata. I Templari sono sempre svelti a parlare di pace, ma assai lenti a cedere il potere. Perché il potere genera la pace, idiota? Non può accadere il contrario. Questa gente affogherebbe senza una mano salda che la regga, che la tenga in riga. Eccolo qui, il mostro che sono venuto a uccidere. Pensavi che sarebbe stato facile eliminarmi? Avrei dovuto essere il successore di Costantino. Avevo così tanti progetti. Il tuo sogno muore con te, Emanuele. Il tuo impero è perduto. Ah. Ma non sono l'unico ad avere quella visione, assassino. Il sogno del nostro ordine universale. Ah. Ottomani, bizantini. Non sono che etichette, costumi e apparenze. Dietro a questi ornamenti, tutti i Templari fanno parte della stessa famiglia. Bando alle ciance. Sono qui per la chiave di Masyaf. Prendila, dunque. Prendila e cerca la tua fortuna. Vedi se riesci ad arrivare a 100 leghe da quella biblioteca prima che uno di noi ti finisca. Povero Manuele, l'ultimo dei paleologi. Non avrei dovuto metterlo a capo della spedizione di Masyaf. Era un uomo arrogante e impossibile da contenere. Mi deludi, Ahmed. Perché i Templari? Perché sono stanco di tutte queste inutili faide che contrappongono padre a figlio, fratello a fratello. Per ottenere la vera pace, l'umanità deve pensare e agire come un solo uomo. Con un'unica mente. I segreti nel grande tempio ci daranno proprio questo. E Altair ci condurrà lì. Ti inganni. I segreti di Altair non sono per voi. Non mi interessa discutere, Ezio. Sono qui per le chiavi di Masyaf. Chiavi? Ce ne sono altre oltre a questa? Così ho saputo. Forse dovrei chiederlo a qualcuno che ne sa di più. Sofia Sartor. È questo il suo nome? Lei non sa nulla, lasciala stare! Staremo a vedere. Ti ucciderò se la tocchi! So...